Olè, ci siamo, sorteggio, sono qui, c'è il divano, c'è l'ansia qui accanto a me. Come stai, ansia? Molto bene. Ci sono i sorteggi, io ginocchio davanti al televisore. Proviamo a vederlo così, il sorteggio. Non c'ho un sito streaming che funzioni, c'ho un'ansia addosso assurda. C'ho un'ansia addosso perché è un momento fondamentale per la stagione. Quarti di finale, quella più brutta è il Bayern, va evitata. Esce il Barcellona, se esce la Juve io vado da Allegri, gli tolgo la calamita per andare in Spagna perché lui c'ha già la casa lì. Quindi ora se esce il Bayern o il City è il top. Sto gufando troppo. Non c'è la Juve, vero? La Roma! No! Niente, io mi taglierò i capelli perché avevo scommesso Roma City, quindi avevo detto che se ne azzeccavo 4 nel video uscito ieri, niente. Quindi la Juve non becca il Barcellona e non becca la Roma, quindi è rimasto Liverpool e il Siviglia. Bene, ma insomma. Ecco il Siviglia, ora lo vogliono tutti e io dico una cosa, dovesse uscire il Bayern, almeno ce lo leviamo, però c'è il Siviglia, porca miseria, il Siviglia, dammelo, dammelo, scusate l'ansia. Bayern Monaco, Bayern Monaco, non becchiamo il Bayern, quindi il City, il Real e Liverpool. Pff, inglese un'altra volta, sto impazzendo. Bene, olè, allora, ecco la Juve, ora mi spari il City, vero? O il Real o il Liverpool. Io voglio Real, assolutamente. Ti prego, dammi Real, mi voglio vendicare. Real, dai, Real, va bene. O Liverpool. Sì, va bene, io lo voglio beccare adesso. Lo voglio beccare adesso. La vogliamo vendicare, la vogliamo vendicare. E il derby inglese Manchester City Liverpool. Se ci credi, like se li vuoi li rimontare, like per tutti quelli che hanno rotto le palle da quando? Giugno, 4-1 Asensio è finita, 4-1 Asensio, basta, anche sotto Juve Benevento me lo scrivono, quindi è il momento della nostra rivincita. Ve lo posso dire? Non c'è mai fine al peggio, poteva andare peggio, perché io non volevo beccare il Barcellona, squadra che a forza di prenderla prima o poi l'anno scorso ce l'hai fatta, quest'anno magari ti buttava fuori. Il Manchester City nel doppio confronto con Guardiola ti può fare male, e si tratta di una squadra che comunque è prima nel suo campionato con tanti punti di vantaggio, quindi si può concedere, anche se tra andata e ritorno delle due partite il Manchester ha il derby, Manchester contro appunto lo United. Il Real Madrid, tra andata e ritorno, un piccolo punto nostro a favore, ha il derby con l'Atletico, quindi va bene che il campionato lo ha messo da parte perché sono terzi in classifica, sono andati male, un po' discontinui, però il Real di campionato non è il Real di Champions League. Il Real della Champions League è arrivato secondo, è vero, nel girone dove c'era il Tottenham, che l'abbiamo eliminato, però ha buttato fuori quella che secondo i grandi intenditori di calcio doveva essere al 90% la squadra che poteva vincere la Champions League con Neymar, Mbappé, e alla fine è andata fuori. Quel PSG però un gol glielo ha fatto all'andata, non so se era il gol del momentaneo 1-0 o 1-1. Mi preoccupa adesso, che non lo so, scrivetemelo anche questo nei commenti, dov'è l'andata? A Torino o a Madrid? Perché potrebbe essere per la Juventus indifferente, però io non voglio giocare il ritorno a Madrid, cioè quelli sono capaci di tutto, abbiamo visto con il PSG quanti episodi arbitrali tra andata, soprattutto all'andata, hanno condizionato la gara. Un rigore che si poteva dare, il rigore ingenuo dato al Real. Purtroppo è così, contro quella squadra in Europa si sa, c'è sempre l'aiutino arbitrale. Vogliamo parlare delle altre partite? Barcellona-Roma, Siviglia-Bayern e Liverpool-City. Anche per questo figa, perché personalmente mi metti il Manchester City contro il Barcellona, mi metti il Bayern Monaco contro il Barcellona, contro il Real Madrid, contro il City, no, quelli hanno beccato tutte le altre squadre. Il Manchester City, Liverpool, e passerà il, e forse, perché comunque è un derby inglese, non si sa mai. Barcellona becca la Roma, quindi potenzialmente può passare il turno. La Roma si ricorderà quel gol di Florenzi, ma non basta di certo. Il Barcellona è una grandissima squadra, quindi è proiettata in semifinale. Il Bayern Monaco e Siviglia. Io ripeto, il Real lo voglio prendere nel doppio confronto, non in partita singola in finale, dove lì alla fine emerge il sangue freddo e le squadre che sono abituate a vincere questa competizione. Quindi il Real, secondo me, ripeto, ci può stare. Il Bayern Monaco per me era peggio, magari molti non la pensano come me, è un discorso soggettivo. Il Real, il Bayern, il City e il Barcellona sono grandi squadre. E adesso tocca dirlo, se dovessimo passare il turno, siamo una delle squadre potenzialmente favorite, perché eliminiamo comunque Real Madrid. Real Madrid, ragazzi, campione in carica da 2 anni consecutivi. Però che squadre avanzano in quel caso? A occhio Barcellona, non me ne vogliono i tifosi della Roma, ma lo sanno benissimo quanto possa essere difficile. Il Bayern Monaco che è al Siviglia, il City che becca il Liverpool, quantomeno non il Siviglia. Ma voglio dire, sono quelle le squadre che avanzeranno. Quindi la nostra Champions è difficile, si sapeva che poteva andare così, poteva andare bene con Roma, Liverpool
Liverpool e Siviglia, secondo me abbiamo preso la quarta, tra virgolette, più debole. Ripeto, ho paura del fattore casa, del fattore aiuti arbitrali, che si sa, non vale a regola dire fino al confine, poi ogni volta che lo varchiamo e andiamo in Spagna veniamo derubati, perché anche ieri il VAR non presente in Arsenal-Milan, nessuno si ricorda che quell'arbitro lì era lo stesso arbitro di Bayern Monaco-Juventus, 4-2, quando ci annullarono un gol regolare, quando non diedero un'espulsione al giocatore del Bayern. Quindi di cosa stiamo parlando? Mi posso capire, milanisti? Non ho altro da dire. Juve-Real, dobbiamo rimontare e dobbiamo ribaltare il pronostico, perché in questo momento Real parte a favorito, ma dobbiamo soprattutto vendicarci. È il momento fondamentale per farlo. Sfruttiamo il fatto che ci sia, anche se, ripeto, secondo me il Real non darà particolare importanza a quella gara e si focalizzerà più sulla Champions League, in quel derby. Noi nel frattempo, tra andata e ritorno, abbiamo prima il Milan e nel mezzo, se non sbaglio, il Benevento. Scrivete qui sotto nei commenti, soprattutto l'andata e ritorno, perché ancora non ho visto. Bella. La Sensi 4-1 è finita.